Ho notato che l'albero della mia vicina è pienissimo di noci, a me non è uscita neanche una. Quindi adesso, zitti zitti, scavalchiamo, entriamo e ci prendiamo le noci per fare il nocino. Vieni, vieni con me. Ehi, giovanotto, cosa No, fai? niente, niente, ciao, ciao, ciao. Nonostante tutto, ce l'abbiamo fatta, ovviamente non le abbiamo rubate. Per prima cosa dovete munirvi di guanti perché il nocino macchia le mani e poi toglierlo è veramente un macello. Abbiamo bisogno su un litro di alcol, abbiamo bisogno di 24 noci raccolte la notte di San Giovanni, come vuole la tradizione. Io le ho raccolte di giorno e chi se ne frega. Poi la scorza di un limone biologico, un cucchiaino di noce moscata macinata, 10 chiodi di garofano, un cucchiaino di cannella macinata. Poi abbiamo bisogno di 500 grammi di zucchero, 250-300 ml a seconda di quanto lo volete alcolico. Se lo volete meno alcolico aggiungete più acqua, ovviamente, di acqua. Acqua. Pronti per iniziare la ricerca? Facilissima. Guanti, mallo di noci e andiamolo a spaccare su un tagliere vecchio, altrimenti vi rovinate pure il tagliere. Lo dovete spaccare in quattro e lo andrete a mettere qui dentro in un barattolo. Vedete? In questa maniera qua. Prendiamo un barattolo, lo mettiamo qua. Adesso mi tocca spaccare tutte le noci. Piccola curiosità, perché si fa la notte di San Giovanni? Perché il mallo non è ancora formato del tutto ed è il periodo perfetto per fare il nocino. Vedete, questa c'è già il guscio formato. Fatta questa operazione, andremo ad aggiungere lo zucchero, tutto lo zucchero. E per chi mi dice no, non si fa così il nocino, questo si chiama oleo saccharum, ovvero lo zucchero insieme all'alcol estrae tutte le sostanze dal mallo della noce. In successione, noce moscata, chiodi di garofano, cucchiaino di cannella, se volete queste spezie potete non metterle, noi lo facciamo così da una vita, è da una vita che va a ruba. E poi ci mettiamo la scorza di limone biologico. Adesso aggiungiamo il litro di alcol. Guardate che bello, già è diventato quasi verdognolo. Pensate che anticamente il colore verdone o il nero venivano estratti proprio dal mallo della noce. Diamo una bella rimestrata, aggiungiamo l'acqua. Vedrete quante polemiche per questa ricetta. Dopodiché possiamo sigillare, chiudere e mettere al buio il preparato per il nocino. Cosa accadrà? Il liquore si formerà man mano che lo zucchero scomparirà da qua sotto. Una volta alla settimana dobbiamo cercare di dargli una girata. Dopo una bella mescolata, vedrete che diventerà sempre più nero. I primi di dicembre vi toccherà filtrarlo, farlo riposare e per Natale sarà prontissimo. Diciamo che più o meno vi berrete una cosa di questo colore qui, meraviglioso. Anche oggi ti abbiamo offerto questo contenuto completamente gratuitamente e senza alcun tipo di abbonamento. Se ci vuoi ringraziare, se vuoi premiare il nostro lavoro, lasciaci un mi piace, un commento e condividi al più non posso. Ci vediamo alla prossima, ciao!